Buongiorno, oggi vi parlerò di un argomento molto interessante, le batterie, le pile, la loro storia e un pochettino la parte tecnica delle batterie. La batteria, mi chiamo Francesco Iadaresta, la batteria è stata inventata nel 1870 da Alessandro Volta, un grande inventore, la parola Volta deriva proprio da Volta. Un grande inventore, lui inventò la batteria al piombo che faccio vedere nella slide. Questa batteria che vediamo che è stata migliorata successivamente ha una soluzione elettrolitica di acido solforico e due componenti, piombo e ossido di piombo, che fanno uno da elemento che riceve energia, quindi da catodo, da anodo, e uno da elemento che emette energia, quindi da catodo. Grazie a questa batteria, visto che il piombo è molto comune in natura, Alessandro Volta ha potuto cambiare il mondo, perché è molto comune in natura, dopo una batteria ricaricabile. L'unico punto debole della batteria è che è pesante, perché una mole di piombo è abbastanza molto pesante. Il piombo in natura è l'elemento di decadimento, è il metallo di decadimento dell'uranio, quindi l'uranio quando decade diventa piombo. E questo, ritorniamo a me, un video un po' artigianale, chiedo di scusare. Questo piombo, questa batteria al piombo rimase così per centinaia di anni, quindi dal 1870, sono nato io nel 1973, e appunto un giorno, visto che facevo compagnia a mia nonna materna che faccio vedere in foto, ingegnere elettronica Antonietta Miele, ingegnere tedesco che venne in Italia durante la guerra e cambiò cognome e nome in Antonietta Miele, parlando con mia nonna appunto mi venne l'idea di inventare delle batterie, e appunto inventare batterie zinco carbone che disegnai anche, e mia nonna materna che era ingegnere elettronico progettò, che faccio vedere nella slide. Adesso rimarrò sempre sulla slide, e appunto queste qua sono le batterie che ho disegnato, e se vedete bene c'è una barretta di carbonio, quella là col simbolo più, che fa da catodo, lo zinco che fa da anodo, e un elettrolita che è il biossido di manganese e un sale ammonico, di cloruro ammonico. E grazie a questa batteria ho potuto cambiare il mondo pure io. È una bellissima figura, perché è una batteria che mi ha dato da bambino, che avevo circa 5-6 anni. Mi venne in mente di inventare questa batteria, che mia nonna dopo in maniera incredibile, quindi incredibilmente, realizzò. Dopo questa batteria mi feci grandicello e vivevo a Praia a Mare. Un giorno, facendomi le analisi, perché avevo paura che mi facessero del male, i miei nonni e mia mamma mi controllavano spesso, facendo le analisi trovai nei liquidi biologici nichel e cadmio. I miei nonni, tutti impauriti, mi fecero fare la terapia disintossicante, quindi presi dei diuretici, lassativi, per istigare appunto questi miei aguzzini. Chiese a mia nonna di analizzare, di verificare questi, di fare degli studi sia sul nickel che sul cadmio, e inventai con mia nonna la batteria al nickel cadmio, che è questa qua, che appunto usa proprio nickel e cadmio, molto molto semplice, uno fa da catodo e uno fa da anodo. Siccome il nickel e il cadmio si ossidano, la batteria contiene ossido di nickel e ossido di cadmio. È molto molto semplice. Studiando dopo successivamente le batterie, con gli elementi in comune con il nickel, nacquero le batterie al nickel molibdeno, delle grandissime batterie, molto leggere, con una densità di energia molto alta, quindi in questo caso, in questo modo ho cambiato il mondo. Successivamente, studiando il litio, sulla tavola periodica, mi venne in mente di inventare le batterie al litio, che appunto oggi usano i telefonini, quindi sia le batterie al nickel cadmio che le batterie al litio sono usate nei telefonini, quindi faccio capire la mia forza nel campo dei telefonini, la mia potenza, grazie a mia nonna che è l'ingegnere elettronica, e lei ha progettato questi telefonini, quindi la Apple, la Samsung e tutto quanto. Inventare queste batterie, all'interno c'è il litio, quindi ioni litio, il litio è un elemento naturale che si ionizza, quindi ha uno ione positivo, quindi si carica la batteria, quando si scarica gli ioni diventano negativi.
si associa ad altri elementi di natura, quindi che moltiplicano il potere del litio, però l'elemento principale è il litio. Quindi con queste batterie ho cambiato veramente il mondo. Successivamente, studiando con mia nonna, abbiamo inventato delle batterie del futuro, le batterie che ancora oggi non sono molto presenti. Il litio come elemento è un ottimo elemento, ha una densità energetica molto alta, però c'è poco in natura, c'è poco litio in natura, quindi il suo punto debole è questo qua, che ci sono poche tonnellate di litio nel mondo. Ed è dopo, è un po' difficile da estrarlo, questo qua è il punto debole. Successivamente inventammo, io e mia nonna Materia, ingegnere elettronica Antonietta Miele, una pila che si produce in Corea, la batteria alla grafite carbonio, che faccio vedere qui, e modificando appunto, inventammo dei condensatori, dei speciali condensatori, si chiamano super condensatori, che fungono pure da batteria, e con queste batterie abbiamo veramente cambiato il mondo, perché la grafite è un elemento molto molto comune in natura, quindi saranno le batterie del futuro, ed è una bellissima cosa, una bellissima. Faccio presente, quindi denuncio, che su Wikipedia è in giro, non si dice quindi la realtà sull'invenzione di queste batterie, e faccio presente che delle persone hanno cambiato le carte agli uffici brevetti, quindi hanno modificato la firma, gli inventori siamo io e mia nonna, hanno modificato a loro piacimento, quindi il fatto costituisce reato. Con questo, quindi, con quella foto di mia nonna, ingegnere elettronica Antonietta Miele, e la foto appunto dei super condensatori, ringrazio dell'attenzione e vi rimando al prossimo video. Del prossimo video parlerò della velocità della luce, quindi della luce, un video molto tecnico, abbastanza complicato, però per chi ha studiato e chi è volenteroso capirà. Quindi parlerò di due costanti, la costante elettrica e la costante magnetica, che ho brevettato con mia nonna, e come si arriva a scoprire la velocità della luce, a calcolare la velocità della luce e perché la luce va a quella velocità. Vi saluto pertanto, vi ringrazio della visione, vi saluto e ci vediamo quindi la prossima settimana.